Benvenuti a una nuova puntata dedicata al girone D della Serie D Lombarda. Dopo l'ottava giornata di campionato, in cima alla classifica troviamo ancora tre squadre: Luino, Daverio e Busto. Seguite a due lunghezze da bollate, chiudono la classifica Casal Basket e Venegono dopo la vittoria di Varnate che sale a quota 4 punti. Si conferma in vetta Luino sul difficile campo di Corbetta, dopo una prima frazione in equilibrio, decisivo il break dei lunesi nell'ultimo quarto, costruito sulla difesa e sulla precisione della lunetta. Dopo il 49-51 della mezz'ora, il Verbano con Palazzi, 13 con 11 su 12 dalla linea dei tiri liberi, scuccato, 17 più 12 rimbalzi, trova le chiavi per mettere le mani sul match, nonostante Banfi, 17 e Valier cerchino di far rimanere in gara gli altomilanesi. Da segnalare anche la prestazione di Paladini Mulgora negli ospiti con 11 punti e 10 rimbalzi. Daverio si conferma ed espugna il campo di bollate, fermando a quota 6 la striscia positiva degli altomilanesi. Dopo il 19-11 del decimo, i Rams alzano il ritmo difensivo con Pellegrini, 16 con 5 su 8 da 2 e 6 su 8 da 1. Si portano a più 2 di intervallo, 27-29-20. Rientra in campo e Tenconi che fa la voce grossa sotto i tabelloni, 8 rimbalzi più 4 su 8 da 2 punti e Daverio prende così il largo, 42-47 alla mezz'ora, per poi chiudere sul più 14 della quarta sirena. Anche l'Olimpia mantiene il primato, passando sul campo del fanalino di coda Casal Basket. Pur senza Pellegrini e Diakité, autosino dopo Natale, Busto comanda dall'inizio, 12-24 al decimo, sfruttando la buona serata di Bini, 15 punti, armato da un positivo Puglisi, 10 punti. Nel resto dell'incontro gli ospiti controllano la gara portando a casa il settimo referto rosa stagionale. Nel derby varesino Castrano regola Malnate in volata con Marini protagonista, 4 su 10 al tiro, 5 su 5 da 1 più 7 assist. Il break di 7-0 con cui i locali battono Unor Magagliarda, bene Lucarelli e Tocchella rispettivamente autori di 21 punti e 17 punti, è quello che fa girare il match. Da segnalare anche l'ottima gara di Donati, 28 punti finali tra le file della Cal Castronno. Dopo il cappone e il recupero di bollate, Fagnano ritrova i due punti battendo Venegono. La Virtus sfrutta l'ottima vena di Intravaia, 27 punti con 9 su 20 al tiro, 7 su 10 dalla linea dei tiri liberi. Per respingere i vivaci ospiti, bene Saracino, autore di 20 punti, che comandano sempre alle sirene dei primi tre quarti e che hanno anche il possesso per andare supplementari, ma lo sprecano, con Dello Nigro che ruba palle e segna il 2 più 1 decisivo. E trova la vittoria Seriano che batte il giovane Campus. Dopo il 26-38 del ventesimo, i varesini non si disuniscono e non trovano più con facilità il canestro. Così gli esperti altomilanesi alla lunga hanno gioco facile per imporsi. Nelle file degli ospiti, a segnalare la prestazione di Corsaro, autore di 19 punti con ottime medie, 3 su 3 da 2, 3 da 3 e 4 su 5 liberi. Seconda vittoria di fila per la Marnatese che regola l'overtime Vitone. La zona schierata dai locali gira il match dopo il meno 11 del 14esimo. Poi pian piano Marnate si avvicina arrivando al 30-31 del 20esimo. Nella ripresa, nonostante Portaluppi 23 punti finali nelle file della RPG, trovi con continuità, scusate, il canestro, i padroni di casa restano aggrappati al match con la Verdi Rossi, 5 su 9 al tiro più 9 su 11 da 1, arrivando così ad impattare al 40esimo. Nell'extra time la sostanza di Pizzi, 15 più 18 rimbalzi, è decisiva per ottenere il secondo successo consecutivo per i padroni di casa. Nel posticipo domenicale, Somma passa con utilità a Novate, sfruttando i punti e l'energia di Tesone, 18 punti, che crea per sé per Montalbetti 15. Nonostante un buon Tomic, 13 finali, i locali devono cedere la posta in palla anche quando Alberti, l'altro lungo del Nelson, trova i canestri della staffa, 12 per il lungo ex Bosto Varese. Ed è tutto, prima di chiudere questa puntata, ecco a voi la classifica marcatori del girone. Dopo la classifica, appuntamento a mercoledì prossimo, seguiteci sempre su www.canecaccia.com. Pallacanestro e passione!